Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allerissima! Il video di oggi è un video haul. Abbiamo accumulato un bel po' di cosine. In parte molti sono regali del suo compleanno. Quindi abbiamo aspettato e ve li abbiamo riuniti in questo video. Esatto. E non ci perdiamo troppo. No. Facciamo le veloci, bravissime. Veloci, rapide. Allora, parto da degli ordini di Amazon. La pasta callifuga. Interessantissima, insieme alla raspa in vetro. Questa funziona bene. Così. Poi vi faccio vedere cose per le unghie barra per i piedi, perché ho preso delle nail form con la forma stiletto, quindi sono un po' più pinzate, e questi magnifici della You Are Sugar sono degli smalti glitterati, non si vede niente, comunque questi qua sono tutti glitterati, sono 6 colorazioni che vengono in questo pacchettino. Vi ho pagati 16 euro se non erro, no, 14,90. E praticamente si illuminano col flash, cioè quando fate una foto col flash o quando ci sono delle luci tipo flash, i glitterini dentro sembrano illuminarsi. Bene, fine. Comprati dove l'hai detto? Amazon. Tutti questi qua sono questi fatti su Amazon. Okay. Poi allora, partiamo così. Caso, allora mi avvicino al mio tavolino. Eccola. Allora, partiamo da diversi acquisti fatti in corso d'opera. Allora, parto da due acquisti fatti. Dov'è che siamo? Cos'è che mi avevano dato sta roba qua? Degli acquisti fatti su Pinalli. Ah, io mi sono dimenticato quello. Vabbè, dirò che l'ho acquistato. Nel mentre noi come se fossimo tranzolle, come si suol dire. Allora, questo. Vediamo un po'. Ok, ci sono. Direbbe che ho finito. Ok. Allora, acquisti fatti su Pinalli. Allora, ho acquistato. Avendo il 30% di sconto per il mio compleanno, ne ho approfittato e ho preso questo mascara che mi piace da impazzire. Infatti l'ho in uso. E ho preso già la scorta perché mi piace troppo, me ne sono innamorata. Poi ho preso questo contorno occhi acido ialuronico più peptidi della Collistar, sperando che funzioni. Poi ho preso la matita, la Cupizarro di Nabla, nella colorazione nera, perché è quella che mi mancava. Eccola qua. Poi basta. Come omaggi, ah no, e poi questo, vedi, una parte, il burro struccante, quello di Clinique. Poi, come omaggi, sono stati veramente ultra abbondanti, nulla da dire, su Pinalli, perché mi hanno mandato queste goccine abbronzatura senza sole della Collistar nel flaconcino da 10 ml. Questa crema solare di Lancaster a protezione 15, è un latte solare, non so, vabbè, cioè come me, inizio come parlo sempre io. Poi questo shampoo della Kerastase, questo fai finta di niente, c'è scritto sopra, fai finta di niente. Questo Capture Totale, insomma, una roba lozione, di c'è sì, scritto esatto, lotion. Esatto, lotion. Dove c'è scritto? Lotion, sì, essenza e lozione. Quindi, fate finta di niente. Sono giustificata che siamo appena tornate da lavoro, ok? Ah. Infatti, vedete che base meravigliosa del sì, nulla sì. Cosmico. Sì, sì. E in omaggio mi hanno dato questo carinissimo. Sì, questo è bellissimo. Ventaglio. Ventaglio. Che col caldo che fa adesso è super, è si sentirà un casino sul microfono perché scusatemi perché io sono una frana, ma fa niente, fate finta di niente, io sono un danno a pedali. Poi okay, questo è da Sephora Spinalli, da Sephora
Sei andata in negozio e hai comprato. Sei andata in negozio e ho comprato una cosa che poi mi hanno dato in omaggio. Esatto. Queste gocce magiche viso, concentrato autobronzante effetto ultra rapido di Collistar Milano. Siccome tutti ne parlavano bene. E l'ha regalata anche a me. Esatto. E io ad esempio lo utilizzerò per far durare di più la bronzatura sul volto, perché dove mi va via prima... Idem con patate. Poi io in quell'occasione ho anche accostato questo kit del Olenri Green Scan, quello che è, insomma, come parlo io. Olenriksen, ok. Dove c'è un siero, una crema illuminante. E una crema occhi. Stavo leggendo io perché ti vedo in crisi oggi. Oggi sono particolarmente stanca. Poi da Sephora cos'altro hai preso? Faccio vedere i campioncini anche. Ok. Poi ho preso anche questo siero, ce la farò, della Laneige, che è bellissimo. Cioè, aveva sopra il mio nome. L'ho visto, passo là come si fa. Ah, c'è questo siero! Bellissimo. C'è questo siero fatto sbaccarico. Che profumino ha? Ma soprattutto, ragazzi, non so se si vedrà mai. Aspetta, non so se devo smattacchiarlo. È glitterato. Cioè, guarda che figata. È il siero viso illuminante. Allora, sì, ma non è glitterato, tipo delle microsfere dentro. Ha delle microsfere che dovrebbero lasciare... Oh, ma che bello! La profumazione è nulla, praticamente. Ma è bellissimo! E lascia la pelle luminosa. Sì. Ah, sì, bella! Mi piace, sembra che vada super idratata. È Glowy Makeup Serum. Quindi potrebbe essere usare anche pre-makeup. Sì, pre-makeup, ma io lo userò come siero base perché a me piace essere tutta luminescente, lo sapete. Come campioni mi hanno dato ste crema Dior e questo... Ah no, questo è di Pinalli, vedi, mi sono sbagliata. Mi hanno dato anche questo sieretto a Pinalli. Pinalli mi hanno riempito. Sephora mi ha dato questa, ecco cosa che mi aveva dato. Questo è la pochette di Gucci, quindi dai, non posso dire. Ok. Poi altra cosa. Siamo andati in store. Esatto. Perché con il buono del suo compleanno si è comprato una cosa. Vai, fallo vedere. Che è il KVD Apple. Good Apple nella colorazione medium 027, occhio a sti correttori, sì, sti fondotinta, esatto. Vedo che mi stai contagiando. No, ma anche il correttore, perché in realtà ero andata per il correttore. Perché che poi... noi abbiamo preso questo, ho detto boh, medium, però abbiamo provato il light e c'era il light che era più scuro di questo medium, ma come potete vedere già proprio usato. Come sottotono, proprio... Come, cioè dici uno sottotono differente, ci può stare, perché ne fatti di tre sottotoni differenti sono stati fatti. Però era proprio più scuro, quindi era più chiaro il medium del light. Quindi l'ho già in uso e quindi posso già sbilanciarmi e dire che è, io mi ci trovo benissimo con questo. È veramente seconda pelle, performa bene. Quindi adesso voglio provare anche il correttore e lo proverò, però... Veramente. Poi tu qua hai una moltitudine di campioncini. Perché? Ah, perché l'ultima volta che ho fatto l'ordine da Sephora, quello piccolino che ho comprato poi questo qua, fondamentalmente, praticamente c'è stata una promozione su Sephora che per i gold, acquistando una robina anche da poco, davano la gold box. Sì, ma questi non sono i campioncini della golden box. Sì. Ah no, sì, sono misti. In quella mi misero. Ah no, questi sono dell'ultima. Sto scazzando. Fa niente, fate la Golden niente, Box è un'altra roba. Mi sto sconfondendo da sola. Vabbè, comunque, praticamente. Come se non avessi detto niente. Sereni proprio. Serena io, figurarsi. Che ho il mononeurone che è altro che vacanze. Torna a Ferragosto. Allora, ho preso questo gel per sopracciglia di Anastasia, che è chocolate, e secondo me può essere un po' chiarino, ma chi se ne lo uso ugualmente. Sì, secondo me è un po' chiarino, tra l'altro il sottotono rossastro, tu proprio... Ma io ne uso talmente poco, ah, sì, che per me va anche bene, perché me l'hai fatto aprire, che non lo volevo aprire, che devo finire. Ma che te l'ha fatto aprire? Perché l'hai aperto? Cioè, è bello che fa tutto da sola e poi dà la colpa a me, perché... Perché l'hai aperto? Chieditelo. Non lo so.
Perché sei stonata. Fa niente, allora, finito questo, dovrò metterlo per forza in uso adesso. Dura qualche mese, vabbè, dopo sì, dura, le mie dura considerazioni, dura. Perché ne ho tanto così del vecchio, allora stava a 15 euro, ho detto prendiamolo. E mi hanno veramente riempito di campioni sto giro, non so, c'era chi faceva il pacco che è stato generoso. E mi hanno messo questo eau de toilette della Lancôme, questo altro eau de toilette, la loro linea, ho Zag. Ho visto tutti questi campioncini, ho detto, ma che cosa? Poi mi hanno... No, no, quel giro lì mi sono stupita. Praticamente c'era più campioni che prodotto come valore. Questo Biotherm, siero della Biotherm. Quest'altra acqua... sì, acqua, sempre... Insomma, Biotherm. Acqua, crema nutriente. Poi... Questo della Clarence, questo creme rigeneranti della Clarence. Sì. Notte. Esatto. Poi? E poi ben due campioni, questi di due. Body qualcosa. Di, non è body. Sì, c'è scritto body. Body firming. Creme liftanti per il corpo. Per il corpo. Io l'avevo usato in faccia. Body, c'è proprio scritto body. Sì, sì, ma l'avrò anche letto quando mi è arrivato. Ma fa niente, va bene. Poi sempre da Sephora? Sempre da Sephora ci è arrivata la Gold. Abbiamo fatto un ordine minimo per avere la Golden Box. Forse l'ho messo qua tra l'altro quello che ho acquistato. Allora, io ho comprato PSA Bond Repair Hair Treatment della The Ink List. Io sto utilizzando già un prodotto di The Ink List che non trovo più, che è quel sera la vitamina C per i capelli, che è fantastico. E quindi ho detto, boh, fammi provare anche questo qua, perché è un trattamento per capelli e Ink List mi piace molto per i capelli a prezzi bassi. Io invece ho comprato questo Glowish, questa qua, mi sono anche ricordata di dirvi la colorazione, la Medium 2, lo ripeto, che è la Terra Glow. Perché stai abbassando la voce? Che è la Terra, che è la Terra Glowish della Diude, insomma, che dovrebbe essere Luminosa. Costava 13 euro, questo mi ricorda anche il prezzo, 13 euro, quindi... Io quello l'ho pagato... 200. 12? Sì, una roba sui 12 euro. Poi... Davano la Golden Box. Sì, oltre ai campioni a me hanno dato. Anche a me. Dico i miei, dici tuoi, uguale. Allora, a me come campioni sono arrivati, direi, quello di questo Guerlain. Poi dovrebbero essermi arrivati profumi, o no, i profumi sì, fanno no, parte no. della Golden Box. No, no perché parte. Sono 10 prodotti, boh. Comunque, adesso vi faccio vedere tutto misto perché non mi ricordo. Poi mi è arrivato Beauty Flash Balm di Clarins Peeling. Poi Bulgari Splendida. Poi la Vie Belle di Lancôme, poi J'adore, questo di Guerlain ve l'avevo già fatto vedere, vai. A me è arrivato il profumo di Calvin Klein, lo J'adore che sta sempre bene su tutto, quindi sono felice di averlo ricevuto, questo siero di Guerlain e questo luminosità, la luminosità non attende di Clarin, che è un peeling. Poi in comune nella Golden Box abbiamo sì. trovato questo qua. Questo sì, questo anche. Tu questo ce l'hai? No, e questo qua? Sì, sì, e no, questo. Quello io non ce l'ho. Ok, e questo allora? Questo sì, questo sì, sì. Ok, basta. E questo qua? No, non ce l'ho io. Allora, in comune cosa abbiamo trovato? Da quale parti? Allora, partiamo dal Velvet Matte Lip Pencil, che è una... Ma faccio vedere io. Ah, brava, l'ho grazie. Già appoggiato. Di NARS. Che è una matita. Uguale, la colorazione. È una matita velvet per le labbra. Bellissima, tra l'altro. Poi, aspetta che metto via così non faccio danni. Ce l'hai in mano, così lo faccio vedere. Vai. Calendula... Herbal Extract Toner Alcohol Free di Kiehl's, che è tonico alla calendula, c'è tutti i cosini dentro. Poi Fresh
Rose Deep Hydration Oil Infused Serum, quindi il siero di Rose. Ah, che bellino, è uguale, è sempre Rose Serum. Rose Deep Hydration Oil Infused Serum. Sì, ok. Che bisogna shakerarlo. Poi, Sisley, una crema Velvet Sleeping Mask, una maschera da notte. Ok. E Ritual After Sakura, della Rituals, è una bella taglia. Sì, è la crema corpo. Sì. Magic Touch Body Cream, Rice Milk and Cherry Blossom. Da quante melle? Da 70, quindi ha una buona, sì, una buona taglia poi. Poi, di differente invece... Vabbè, questo, Dolce & Gabbana, questa cosina qui, light, medium, crema idratante colorata, effetto luminoso, quindi è una BB cream, penso sia più o meno circa quasi. Poi, vado io? Allora, a me hanno messo questo di Lancôme, che è il Advanced Genifique, che è quel micro siero, che dovrei averne 2 o 3, quindi alla fine riuscirò anche a... Questo me l'hanno messo uguale. Ah, ok. Genifique di Lancôme. Ok, perfetto. Che alla fine poi si riesce veramente a provare con queste mini taglie. Sì. Poi mi hanno messo questo spray per l'ondulation. È uno spray capelli, penso sia. Non riesco neanche a leggere. Why? Wave spray. Sì. Sì, per i capelli fondamentalmente. Sarà un... Come si chiama? Quelli che serve per modellare i capelli. Ma non credo che sia, credo che sia proprio uno spray tipo per i capelli mossi. Poi studio, ha promesso, prima di usarlo. Poi questa base viso primer, penso sia. Invece, sì, un hydrating base. A me di Tarte, così faccio vedere, hanno messo lo Stay Spray, quindi... Carino. Un il prima spray, e il dopo. Esatto, lei è il prima, io l'ultimo passaggio. Di Tarte. E infine a me hanno messo questa crema protettiva totale, crema protettiva globale, protegge da cosa non si sa, però dai raggi solari penso sia, perché c'è una... Troppo carina. Ed è la bellissima. La confezione è bellissima. Ed è SPF 20, è quasi un peccato... Cioè, se quando la userai non buttarmi la confezione. No, ma me la tengo la confezione, anche per portarla in giro, è bellissima. Troppo ma poi è in vetro? No, è plastica, però è fatta troppo bene. Bella, è tutta perlata. Sì, si vede, dai. A me invece hanno inviato Orchidee Imperial di Guerlain, la cremina. Questa era la Gold Box di Sephora con un acquisto di 12 euro. Che è stata... Questa è veramente stata una bella gold. Poi passerei a... Pinalli, gli ultimi ordini, le ultime cose fatte? Oppure vuoi passare a un brand, a un qualcosa? Ho dimenticato il rossetto che ho acquistato l'altro giorno da Pinalli. A me l'hai portata la mia busta? No. Siamo andate da Pinalli comunque. Ha acquistato lei un rossetto di Mesauda e io un illuminante della Petal. Le l'avevo anche detto, ma si è dimenticata. E quindi, vabbè, due regali. Cioè sì. Un, per una nostra amica che ha fatto gli anni in questo periodo, gli abbiamo preso il regalo, lei il suo, io il mio. Esatto. E poi abbiamo preso ne abbiamo approfittato. Il rossetto lei. Il Mesauda. Io ho preso invece Mesauda, sempre, però è un blush illuminante Petal Collection. E 012 era comunque la colorazione rosata. E l'estetista cinica, il panno struccante con l'olio. Brava. Basta. Questo era Pinalli. Beh, poi brava adesso, io che mi dimentico cosa le cose. Facciamo? Quello che vuoi. Ordine controverso o andiamo liscio un attimino? Vai liscio un attimino, poi vai all'ordine controverso, così almeno poi capiscono cosa significa ordine controverso. Dovete sapere che nell'ultimo periodo ho avuto sfiga con gli ordini. Sì. Guardate cosa mi ha regalato, questo è uno dei miei regali di compleanno. Esatto. Cosa ha fatto cadere? Oggi sono una frana io però, eh. Le ho presa da Beauty Bay. Cioè, secondo me la rompo. Ho fatto un ordine da Beauty Bay. Oggi. E ho preso 2 cose. E basta, perché poi la terza la regalavano. Vai. Le ho preso la Cash Beauty Color Trip Palette. Lei ancora non l'ha usata perché l'ho tenuta io a casa mia in pratica. È nuova, sì. Sì. In realtà sto ricevendo oggi i miei regali di compleanno. Che sapeva praticamente tutti. E poi ho preso il... Latex Fever di Linda Halberry, che io che volevo provare da un po' per vedere la differenza con il Latex Matte,
No, con i latex, beh, Vinyl Ink, cosa sto dicendo? Con le Vinyl Ink di Maybelline, perché questo costa una paccata di soldi e le Vinyl Ink costano molto meno. E il regalo mi davano di Cash Beauty queste ciglia finte. Carine, quindi, dai. Sì. Poi lei ha preso un rossetto per me e un rossetto per lei delle Vinyl Ink. Io questo ce l'avevo già nella colorazione Peachy, se non erro, e lei sì, me l'ha regalato nella colorazione VT, e tu te la sei presa nella colorazione fucsia, che non si ricorda come si chiama. Esatto. Ci vanno shakerate, le conoscete, ormai sono andate virali ovunque. Sì, sì, sono carine. Quindi farò il paragone. Una e l'altra, così vedi. Doppio di queste costa. Questo. Sono carine, però a me, se devo dire il mio gusto personale, preferivo le vecchie tinte labbra della Maybelline. Ah, queste qua vinilige tendono un po'. Stay matte. Queste tendono un po' a appiccicare. Sì, e durano anche meno rispetto alle Stay Matte. Sì, beh, è normale, perché essendo viniliche, però non, io non le trovo sgarbatissime. Sì, però quando mangi si stampigliano di più. Si perdono un po', quelle sì. Altre veramente puoi mangiarla qualunque, che ti rimangono là anche il giorno dopo. Poi. Adesso andiamo su brand, tra virgolette, indipendenti. Allora, carichi. Qua abbiamo fatto un ordine, parentesi, piccola polemica. Sì, qua c'è una piccola polemica. Sono molto io, chi ci segue su Telegram lo saprà già, perché sì, ci siamo confrontate anche con loro. Le ringraziamo prima di tutto, perché sono state veramente carine e ci hanno saputo consigliare veramente bene. A tutte, se volete iscrivervi, trovate sempre il link per il gruppo Telegram giù in info box. E le ragazze, quando ci è arrivato il pacco, abbiamo fatto un ordine da Michka Beauty. Michka Beauty è un brand indipendente francese. Le palette costano 35-38 euro, sappiate. Quindi, questo medio, non è bassissimo come costo. Ci hanno messo un omaggio, che io ho già apprezzato, vabbè, adesso lo vedete nella cartina di qualcun altro. Ci hanno messo l'omaggio e per questo io ringrazio, perché è stata carina. Ci ha messo un Celestial Azure, un pigmento libero, in omaggio sull'ordine. Abbiamo ordinato con due ordini differenti quattro palette, quindi due. Lei ce mi aveva scritto, la proprietaria mi ha detto: posso unirle in un unico ordine? Ho detto sì, perché così risparmiamo anche un po' lei di spese di spedizione. Quindi arrivano le palette. La palette era in carta, cioè le palette erano così. Come le avete viste inizialmente. La scatolina aveva carta? Aveva sì, un po' di pagliuzze di carta sotto, sì, solo sul fondo. Però erano incartate così. Esatto. Quindi aveva pluriball, un altro pluriball sottile, non di quelli super spessi. Allora, sono arrivate le palette. Abbiamo preso la Nebula. Mi ha regalato, questi sono sempre mie, l'ha presa lei perché me le ha regalate per il compleanno. E di questa palette qua, Nebula, sono arrivate, inizialmente sembravano due cialde, poi dopo, quando sono andata a vederla bene, erano tre in una e quattro nell'altra cialde rotte. Infatti si vede, questa è ripressata, questa è stata ripressata sempre da lei, e questa. Io ho anche tutti gli shimmer erano rotti. Allora, inizialmente sembravano due, ho aperto la controversia, ho detto alla proprietaria, ho detto guarda, ci sono arrivate delle, le ho mandato, ci sono arrivati gli ombretti rotti nelle palette, cioè su quattro palette due avevano gli ombretti rotti, ho detto ti mando le foto, anche perché in questa qua il blu, il violaceo era totalmente devastato, totalmente, cioè era proprio polvere. Allora ho detto se si può fare qualcosa, se ci veniamo incontro. Ah, guarda, sì, puoi prendere l'alcol isopropilico e ripressartele. Mi va benissimo. Tutto scritto, questo? Sì, tutto scritto. Io ho tutti i messaggi di Instagram, tutto quanto. Ah, ok, però io ho ricevuto un prodotto rotto che ho pagato per intero. Ah, guarda, io sono un piccolo brand, non ti posso rimborsare assolutissimamente niente. Praticamente ti arrangi e te le ripressi. A me non è piaciuta come risposta, allora ho detto benissimo. Apro la controversia su PayPal, chiedendo naturalmente cosa faccio. Io quando apro le controversie su PayPal, chiedo subito l'importo iniziale e poi si raggiunge un accordo con il venditore, sempre così. In genere io tendo a raggiungere l'accordo prima col venditore, sì,
sempre raggiungo un accordo prima col venditore, perché sì, è difficile che apri controversie, esatto, in PayPal. Di solito è il venditore che fa una scontistica del 20-30, c'è anche chi ha offerto il 40 come Beauty Bay, perché bisogna, esatto, dire nomi e cognomi. Ma ci sono anche piccoli Gloss brand, Gloss, perché Gloss Scott restituisce il 40% in genere, esatto, della palette, non di tutto l'ordine. No, della palette. Si sta parlando dell'articolo. Eppure anche questi sono, e anche Gloss Scott non è un brand enorme. Qual è l'ultimo che ti aveva proposto il 20%? Quello che faremo vedere dopo. Esatto, cioè dopo l'ultimo che faremo vedere, che subito, e anche questo è piccolissimo come brand, gli ha offerto istantaneamente il 20%. E io naturalmente ho accettato, perché sì, non è tanti soldi, non è tanto, cioè io il bene te lo compro, è il vienimi incontro, perché comunque, cioè, invece lei mi ha risposto malissimo. Allora ho aperto la controversia su PayPal, ha tirato lei su un polverone su Instagram, sulla sua pagina, con dei post e poi anche delle storie. Noi abbiamo lasciato perdere su Instagram, non avrete visto nulla voi, perché anche confrontandoci appunto con le ragazze non era il caso. Però nel video YouTube poi vi avremmo spiegato tutto quanto, perché non l'abbiamo trovato proprio corretto. E ha tirato su questo polverone, allora io gli ho detto che praticamente avevamo richiesto il risarcimento totale quando lei ci aveva offerto il 20%. No, il 20% 20 euro. Cosa non vera, non è mai arrivato questo 20% indietro dell'ordine, perché era sul totale dell'ordine il 20%. E cosa non veritiera, cioè questa proposta non era mai stata fatta. Ma anche se mi avesse detto ti rimborso il 20% solo delle palette, dell'articolo rotto, io avrei detto di sì. E non è mai stata fatta. E, tra l'altro, sì, 4 ombretti su 12 sono un terzo, quindi doveva essere il 30% a casa mia. Sì, però esatto, non mi interessa, sono piccoli brand, capiamo. Non è mai stata fatta questa proposta, sì, lei ha tirato su tutto il polverone, alla fin fine abbiamo scritto e gli ho detto di per favore di rimuovere il post, perché lei stava dicendo delle inesattezze, questo post io l'avevo già mandato a PayPal e gli ho detto tira via immediatamente tutto, perché non mi sembra proprio corretto. Lei ha tirato via il post, ha fatto poi delle storie Instagram, io ho bellamente lasciato perdere. Sappiate però che lei sul post, e io qua ci tengo a dirlo perché io ho lo screenshot del post che lei ha fatto, che poi ha rimosso, però ce l'ho, ha detto che se voi ordinate da Michka Beauty, ve lo diciamo, e vi succede qualcosa alle palette, sono cavoli vostri, lei non risarcisce nulla. Sì, perché se volete acquistare da lei bene, diversamente cambiate rivenditore. Esatto. Questo è quello che lei ha scritto, ufficialmente. Sì, lei ha ufficialmente scritto questo. C'è una politica europea a tutela del consumatore e lei la sta bellamente ignorando. Oltre che l'arroganza nel dire, esatto, così, cioè tu non puoi permetterti di dire se non vi va bene la mia politica acquistate da un altro. Se avessi offerto il 20% se fosse indietro, stato onesta sin da subito, quindi noi qui purtroppo ci abbiamo visto della disonestà, perché esatto, poi per avere gente che ti risponde, ti dice ah queste persone si sono comportate male, fai un post che non è assolutamente veritiero. Esatto, quindi noi non abbiamo voluto, ribadiamo, anche confrontandoci con le altre ragazze che continueremo a ringraziare, evitare di fomentare una discussione sterili attraverso Instagram, però ci tenevamo a specificare per onor del vero, poi gli ombretti rimangono dei belli ombretti, non stiamo parlando della qualità del prodotto ma della politica aziendale che c'è dietro. Quindi volevamo dirvi chiaramente che noi questo brand non lo sponsorizzeremo mai. Non ve lo faremo vedere in azione sul canale. Esatto, quindi scusateci, perdonateci da in anticipo, non ce lo chiedete perché non lo faremo vedere, in quanto siamo rimaste troppo male dall'essere trattate in questo modo. Sì. E se volete acquistare, noi non ve lo consigliamo, questo ci teniamo proprio a dirlo. Perché non vi tutelano. Esatto, perché non sarete se tutelati da lei. Se vi capita qualcosa, lei spedisce con poste francesi e arriva con poste italiane, ci mette anche non tantissimo tempo, però sappiate che non siete tutelati. Quindi se vi arriva una palette con un ombretto rotto, vi arrangiate, letteralmente. Sì. Questo è quello che ha detto lei. Avevamo comprato anche questa qua, che è l'ultima, la Peacock Feather. Bella, indubbiamente sono belle palette, non posso dire nulla. Sono belle, ma per noi questo saranno gli unici soldi che ha visto da parte nostra. Esatto, ci sono tanti altri brand indipendenti che sono molto più carini, Scots, che almeno sono onesti, cioè, anche nel modo di rispondere, sì, sono anche molto più gentili. Quindi questa è la, scusate, apriamo e chiudiamo questa parentesi di polemica, ci tenevamo, sì, a farvelo vedere, ma anche raccontarvi
ci sia rimasti male. Purtroppo quello che ci è capitato. Poi andiamo con l'altro brand con il quale io ho avuto un piccolo problema. Sì, gli però. Ultimi due ordini sono piccoli problemi risolti perché il venditore è super onesto. E stiamo parlando di Cosmic Brushes. Ho ordinato le palette, le Serenity, come si chiamano, una per me e una per lei. Sempre regalo di compleanno. Esatto, ora devo ricordarmi, secondo me questa è la tua, perché anche qua mi arriva l'ordine. È stata fortunata. È un periodo dove... E mi arriva con un ombretto rotto, una delle palette. Porca miseria, tra l'altro era un ombretto matte. Sapete che i matte sono un po' più complessi da ripressare. Allora. Sì, ok, l'ho pigliata giusta. Posso vedere anch'io. Bellissima. La palette è stupenda. Insomma, mi arriva un ombretto rotto nella per la precisione, questo qua che è Lagoon, ah, direi, bellissimo. Il verde. Mamma mia. E io scrivo immediatamente all'azienda. La proprietaria si scusa per l'inconveniente. Impacchettato bene qua, a differenza dell'altro qua, solo su una palette c'è tutto il quantitativo di carta, quindi lì sono proprio le poste che hanno trattato, sì, il pacchetto coi piedi, perché era ammaccato in un punto e quindi... Sì. Lancio del giavellotto. Si paga la dogana, sappiatelo. Sì. E quindi sono palette che costano 25 euro, se spendete più di un tot le spese di spedizione sono gratuite, quindi in totale si pagano 10 euro all'incirca di dogana per palette, perché io ho pagato 20 euro per due palette, quindi in totale la palette vi viene sui 35 euro, compresa di dogana, così vi faccio tutta la storia. Comunque ho scritto alla venditrice e a sera alle 7:30 mi ha risposto. E mi ha rimborsato, mi ha detto se va bene ti rimborso il 20%, se no ti invio poi un'altra palette. Ho detto no, guarda, non stare a rinviare un'altra palette. Cioè gliela rinviava. Sì, senza chiedermi quest'altra indietro. Esatto, cioè è da specificare questa cosa. Avrebbe dovuto pagarsi solo le altre dogana. Spese doganali, perché quelle ci sono. 10 euro di dogana, altre, però ho detto no, va bene il 20% perché appunto non è che... Non interessa, a volte è più il gesto che... Che è 3 euro in totale, 4 euro, 3 euro. Sì, ne avrebbe guadagnato. Tra sterline e 20 mi ha. Con la palette ne avrebbe guadagnato, invece giustamente, proprio perché non è che uno voglia far del male ai brand piccoli, anzi, cioè ci mancherebbe, però non è il modo di rispondere quella dell'altra. Esatto, proprio. Mi ha rimborsato tra sterline e 20, io vi consiglio, arriva prestissimo dall'Inghilterra e sono super carini, loro veramente sono veramente carini come azienda. E l'ultimo ordine contenente il regalo che scoprirà adesso, fatto da parte di un nostro amico, lei non l'ha visto, Cosmetic for Less. UPS me l'ha perso. Quelli di Cosmetic for Less ci mettono un po' a rispondere perché li ho dovuti spammare. Questa è l'unica nota dolente, però dopo mi avrebbero fatto il rimborso totale. Io gli ho chiesto, no, non voglio il rimborso, se potete riuscire a spedirmi, preferivo il contenuto dei prodotti. E quindi poi mi hanno rispedito il pacco ed è arrivato stavolta in due giorni, però è stato un parto, cioè due settimane di perso pacco. Allora, dovevo arrivare, non guardare non tu. Non sto guardando. Ho preso una matita, tieni, apri questa qua, una matita di Rude Cosmetics. Carina. Nella colorazione celestina. Io tengo sotto, mi piaceva troppo come colore. Bello questo bluette. Punto di celeste. Non c'erano gli altri che volevo, li avrei presi tutti questi colori perché ne ho provata una di matita di Rude, quella viola, sono valide. Sono piccoline. Sì, ho voluto provare l'Under Eye Primer, sempre di Rude. Era il 15% di sconto, ho detto un Under Eye Primer, wow, proviamolo. Poi ho voluto provare The Essence Hydro Hero Under Eye Stick, tutto per il contorno occhi in pratica, per l'estate perché dicono che sia fresco. Poi sempre di Rude, perché è stato proprio un low cost questo ordine, il Primer Oil, quindi un olio primer per gli ombretti waterproof. Che porta, chissà. Ho detto chissà com'è, proviamolo. E infine ho preso le due palette, che sono la cosa più costosa dell'ordine. Che bello! Sempre della Manga Collection. Questa collezione è fantastica. Io le ho aperte solo per... Una bisognerebbe averla.
solo ed esclusivamente per vedere che fossero integre, integre, perché dopo guardate, ma che spettacolo, la carta dentro, sempre carta di riso tipo, e poi questa qua aveva uno schema cromatico troppo, guardate quanto è bella, bello. Tra tutte quelle che c'erano, queste erano le più belle secondo me, quella che hai preso tu. Sì. Tra l'altro non so se si vede, anche se specchierà, scusa, però è fatto a cellulare, cioè sì, così c'è il cellulare, adesso vedranno fuori, fa niente, il cellulare con bellissimo. Perché cioè, questa è la Attitude Academia, quella di quell'altra che abbiamo è la Cat Girl. Questa è l'Attitude Academia. Cioè, ma come è bellissima. È bellissima. Sì. Tra l'altro mi ricorda un po' una palette. Quando ci stoppiamo ci confrontiamo e vediamo se è la stessa che penso io. Ok. Poi mal che vada vi giriamo sempre il video. Esatto, ve lo diciamo. Bene. Dopo ringrazierò anche la persona che me l'ha regalata, che è un lui, quindi sesso maschile. Ha fatto scegliere lei, quindi in realtà lui non l'ha neanche mai vista, anche perché non, giustamente, cioè nel senso, non è appassionato di make-up. E non... poi è arrivato 2 giorni fa l'ordine. Esatto, quindi sì, vabbè, ma magari dal sito potevate averla scelta assieme. Ah, no, cioè proprio cioè lui mi ha dato carta si è affidato, bianca. Sa che a me piace il make-up, è un nostro amico e me l'ha regalata e sono felicissima. È stato un bel regalo. Bene. Ce l'abbiamo fatta anche con le mie dimenticanze, col neurone che è in vacanza fino a Ferragosto. Abbiamo recuperato, hai recuperato i tuoi regali che erano in casa mia da una vita e mezza. Sì, praticamente più di 2 settimane. Sì. Tra io che mi sono ammalata, tra siamo qua, bene, ce l'ho fatta. Tra l'altro mi devono ancora arrivare dei regali perché anche il mio compagno ancora non si sa che fine abbiano fatto. Io li so tutti. Sì. E lei mi ha detto, guarda, se lo tratti male, sono stupendi. Va bene, detto ciò, mistero. Bene, noi vi ringraziamo di esserci, di sopportarci in primis e supportarci assolutamente. Grazie infinite a tutti, a tutte. Siete uno più meraviglioso dell'altro e viceversa, cioè nel senso fantastico. È veramente una famiglia stupenda questa che si sta creando, quindi grazie, 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 grazie infinite. Poi, se non vi fate spaventare, no, non vi dico cosa stavo per dire, facciamo finta di niente oggi, però se non vi facete, stavo dicendo facete. Sì, perché quando faccio la scemotta, non so se si può dire. La stupida. La stupidotta, dico facete apposta, così anche i miei figli mi rimproverano. Eh sì, ma poi c'hai uno dei due che ancora lo dice. A volte sì. Facete. Comunque, se non vi fate spaventare, vi trovaste a passare dal canale, voleste anche iscrivervi, noi assolutamente, gioia nel cuore immensa, e ho coniugato bene anche i verbi. Poi, spolliciate in su se il video vi è piaciuto, attivate la campanella per evitarci. Sì, perché questo punto è solo evitarci. E un commentino nella sezione commenti, particolarmente garbatamente. Perché? Particolarmente garbatamente. Sì, abbiate pietà, socino. Grazie. Bene, con questo è tutto, noi vi salutiamo. Vi mandiamo un mega gigantesco bacio e speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao!